Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo l'unboxing di tre bustine dei Animal Predators Polar Ice e due bustine dei Creature X Predatori della Terra. Sono protetti ovviamente dalla Sbabam e anche da Mundi Collections. E adesso, ma ora bando alle ciance e iniziamo a aprire le prime tre bustine di Animal Predators Polar Ice. Sì, non vedo l'ora cosa ci sia dentro. Guarda Arex, è una bellissima civetta. Sì, assomiglia molto a quella che abbiamo trovato nello scorso unboxing, quello di The Epic Animals, Ghiacci contro deserti. È vero. Però non ci sono quelle righe marroni. È vero, guarda un po', assomigliano molto a quelle, certo. Sì, ma non parlare anche delle grandezze. Sì, e anche del bianco che hanno. Dai, apriamo la seconda busta. Ma prima, e ovviamente qui troviamo il magazine dei, ovviamente, di Animal Predators Polar Ice, dove ci raccontano tante informazioni sugli animali lì. E ovviamente qui non possiamo mancare anche l'elenco degli animali che troviamo. Sì, alcuni si assomigliano molto a quelli degli Epic Animals. Sì, come questo capodoglio che molto ricorda quello delle creature dei ghiacci. Certo. O anche questa foca. E questo orso polare e questo tricheco si assomigliano molto. Ma adesso lasciamo qui, apriamo la seconda busta. Questo non vuole uscire. Abbiamo trovato l'orca. È una bella... Che bello! Sembra un panda acquatico. Sì, sembra proprio un panda acquatico. Dai però, è molto bella. E ovviamente non può mancare anche come si allunga. Vediamo se si vedono le palline bianche. No. Mettiamo insieme la civetta e apriamo la terza e ultima busta. Questa ultima busta vuole uscire. Ah, è uscita. Guarda quanto è bello questo capodoglio! Lucertola! Sì, è davvero bellissimo! E ha dei stupendi denti, guarda! Bene, questo capodoglio è bellissimo. Lo lasciamo agli altri. Apriamo le due buste dei Creature X Predatori della Terra. E le porto anch'io! Apriamo la prima busta. Guarda quanto è bello questo leone, lucertola! Sì, è bellissimo il leone! Oh, è caduto. Beh, è un po' grosso, vabbè. Se ne ho sentito lì, ecco. E anche gli orbi, i water beats, insomma le sfere di gel. È vero. E questo è il poster, guardate quanto è bello. Ovviamente troviamo anche l'elenco degli animali che troviamo in ogni busta. Mettiamolo qui e apriamo la seconda e ultima busta. Dov'è? Guarda lucertola, abbiamo trovato un falco pellegrino. È vero, è proprio un falco pellegrino. E guarda, anche lui gli orbits. È vero, anche lui li ha. E questo è il poster, guardate com'è bello. Prima vediamo come brilla al buio. Bene, 1, 2, 3. Ah no, mi sbaglio, questo dovrebbe cambiare colore in acqua calda. Dai, vado a prendere l'acqua calda. Forse no, deve cambiare colore a brillare al buio. Sì, va bene, questa sera lo proviamo al buio. Mi sono piaciuti molto questi animali, 5 animali. Sì, non troviamo mai un doppione. Bene, ok ragazzi, il video può terminare qui. Mi raccomando, la nostra prima... faremo un'altra unboxing dedicata a questi animali gommosi. Per noi, ci vediamo al prossimo video. E sai... Sì, faremo la reaction di Arex Devastatore e faremo che faranno un unboxing degli Epic Animals, animali selvaggi. Noi ci vediamo al prossimo video. Arrivederci! Ciao!